Ciao a tutti, allora oggi video estremamente casalingo, in tenuta da casa, in felpa, perché è appena arrivato il mio pacco della The All Natural Face e visto che ero così contenta e piena di gioia perché ormai pensavo che fosse perso nei meandri di qualche dogana o di qualche casa di qualcuno che se l'era rubato, invece è arrivato e quindi sono molto contenta, volevo condividere con voi le cosine che ho preso. Allora, innanzitutto io adoro la The All Natural Face e credo sia la mia marca di minerali preferita perché mi piace tutto, quasi tutto, ma non esageriamo. E allora è arrivata in questa busta qui, è la classica busta a bolle della The All Natural Face, e con scritto, come dichiarato altro, non so se si legge, other. E in tutto le spedizioni dal sito vengono pochissimo. A lei ha dichiarato ovviamente un valore sempre, dichiara sempre un valore più basso, ha dichiarato che al pacco contiene 9 euro, 9,80 dollari di prodotti, quando invece ne contiene ben di più, circa, era un ordine da circa 20 euro. E le spedizioni vengono sempre pochissimo, ragazze. Voi spesso mi chiedete quanto vengono le spedizioni, provate sempre a simulare un ordine, alla fine vi viene sempre scritto quanto vengono le spedizioni. Io non è che sono Google, quindi non è che so ogni cosa quanto vengono le spese di spedizione, però è semplicissimo. So solo che con questo sito è il sito che secondo me in cui le spese di spedizioni vengono di meno dagli Stati Uniti, in assoluto, penso, perché tipo cose tipo 3 dollari, 4 dollari, 5 dollari, che sono pochissime. E a me mi pare che per tutto sto ambaradan io ho pagato tipo sui 5 dollari di spedizione, quindi quasi niente, che non sono neanche 5 euro. Allora, quindi arriva nella busta classica bolle e poi lei ogni prodottino lo mette all'interno di un'altra busta, tipo queste di plastica, no? Confeziona tutto con grande precisione, devo dire, mi piace molto perché è molto ordinata e precisa. E poi regala sempre ogni volta anche delle altre offerte, no? Tipo degli altri sconti, dei codici, poi anche dei foglietti in cui spiega, diciamo, un pochettino come utilizzare i prodotti e via. Ah, ovviamente io non ho pagato dogane né niente perché grazie a queste formule che lei scrive non si paga la dogana, a meno che proprio il vostro pacco non è sfigatissimo e viene bloccato a caso. Il fatto che lei scriva appunto che dichiari un valore basso fa sì che voi non paghiate la dogana. È un po' una formula antidogana che molti venditori negli Stati Uniti hanno fatto per l'Italia praticamente. Quindi io non ho mai pagato la dogana. E non è una spedizione firmata, quindi non ci sarà il postino che vi citofona, il pacco viene lasciato, diciamo, in libertà, quindi sta a voi il rischio e il pericolo. Allora, cominciamo a vedere cosa ho preso. Ho preso il Fix It. Il Fix It è praticamente questo spray fissante. Della The Natural Face avevo già provato gli spray, quelli che però sono nel tubicino più piccolo e che hanno anche gli aromi, diciamo la profumazione. Ho provato quello alla lavanda, mi ero trovata benissimo e quindi volevo provare questo Fix It che lei praticamente sul sito dice che è in pratica uguale al Fix Plus della MAC. E decanta queste qualità di questo spray e c'è scritto che può essere usato sia diciamo per creare per esempio degli eyeliner, quindi sia come più che un Fix Plus, come un mixing medium, diciamo, quindi potete bagnare l'ombretto e trasformarlo per esempio in un eyeliner, oppure dargli una maggiore profondità, eccetera. Oppure potete utilizzarlo su tutto il viso, come lo uso io, dopo che applico il fondotinta minerale, cioè spruzzo praticamente questo Fix It su tutto il viso e praticamente leva quella polverosità, diciamo, al fondotinta minerale, leva un po' quell'effetto finto. E quindi mi piace molto e poi oppure diciamo, lo spruzzo direttamente sul pennello se voglio fare l'applicazione con il fondotinta minerale bagnato e questo voglio proprio provare come si comporta perché ultimamente sto riscoprendo un po' l'applicazione del fondotinta minerale bagnato e questo viene prezzo non me lo ricordo, ve lo scrivo qua in un fumettino, comunque sono 2 oz di prodotto. Saranno circa, credo, 50 ml.
Anche questo ve lo scrivo, non lo so. Ci sono due formati disponibili sul sito, questo oppure quello più piccolo. Io ho preso questo più grande perché quando ho comprato io c'era lo sconto del 30% su tutto, e quindi è venuto praticamente pochissimo. E credo che anche adesso ci sia ancora la promozione in corso, che se mettete tipo il codice BF alla fine, quindi quando state facendo il checkout della spesa, vi dà il 30% di sconto. Non sono sicurissima, però ve lo farò sapere, che ha una cosa ottima perché i prodotti sono favolosi. Ah, poi ho preso le refill. Le refill sono le buste di prodotto minerale appeso. Vanno appeso, quindi che vuol dire? Una cosa a cui dovete stare attenti sul sito è che c'è scritto refill per una giarda 30 grammi, refill per una giarda 20 grammi, refill per una giarda 10 grammi. Sono i tre formati disponibili di refill, di bustine. Allora, questa qua è la refill più grande che c'è, ovvero la refill per una giarda 30 grammi. Però la giarda 30 grammi non ha 30 grammi di prodotto, cioè voi non riceverete una refill con 30 grammi di prodotto, ma una refill con 10 grammi, perché all'interno di una giarda 30 grammi entrano 10 grammi, quindi non vi sbagliate, diciamo. Quindi se comprate la refill questa qui, che è la classica refill per una giarda 30 grammi, vuol dire che ci sono 10 grammi di fondotinta. Poi c'era il formato, mi pare, per una giarda 20 grammi, che saranno circa 7 grammi di prodotto, e poi c'era quella per la giarda 10 grammi, che saranno all'incirca 4-5 grammi di prodotto. Quindi non vi sbagliate, perché non è spiegato benissimo sul sito. Quindi ho preso questa qua di Medium Beige Warm, la refill da 10 grammi. Poi ho preso, ah giusto, poi ho preso l'altra refill da 10 grammi dell'altra tonalità che uso, che è Medium Beige Warmer, perché io mischio questi due colori per avere il mio colore preciso di pelle, e quindi ho preso due refill da 10 grammi che penso mi dureranno una vita. L'ho fatto apposta perché c'era lo sconto, ho detto a questo punto, visto che adoro e stra-adoro questo fondotinta, a questo punto vado e carico. Poi ho preso, ah sì, praticamente c'era, quando ho ordinato io, oltre al 30% di sconto c'era anche la promozione sui gloss, no, sui gloss, praticamente ti regalavano un gloss con ogni ordine, e lei mi ha mandato questo che è bellissimo, l'ho appena provato ed è un colore favoloso, ragazze, cioè l'ho cioè, adesso sulle labbra, non so cosa si veda, però ha una texture fenomenale, guardate quanto è bello il colore, è tipo un rosso bronzo, si stende benissimo, è leggerissimo, non appiccica. Io non avevo mai provato i suoi gloss, l'ho provato stamattina e me ne sono innamorata e penso che ne comprerò altri perché sono favolosi. L'applicatore è questo qua, è semplice così. Mi piace tantissimo, anzi faccio uno swatch. È molto strano perché idrata tantissimo nonostante sia molto fluido. E mi leva tutto, io ho le labbra sempre secchissime, no? Con tutti i solchi. Me le fa apparire proprio belle, piene, voluminose. Ecco, questo qua è il colore, guardate che bello. Mi sa che sopra non c'è scritto. Ah, dovrebbe essere Bugless Red. Bugless Red Lip Gloss, sì. Questi sono tutti i prodotti minerali e prodotti vegetali. Quindi, ovviamente, cosa significa? Che non troverete schifi, conservanti all'interno. Sono tutti a base, per esempio, di mica, di ossidi, di oli particolari. Quindi, sono anche prodotti che fanno bene, diciamo, alla pelle, e che non contengono schifezze varie. Ah, ecco, poi ho preso il Vegan Black Eyeshadow Primer, che è questo qui. Viene nella giarrettina, i primer vengono nella giarrettina da 5 grammi. Io ho provato il primer, quello della linea classica, non quello per gli oily lids. Il primer proprio classico, però non mi è piaciuto molto, l'ho bocciato abbastanza. E questo è un primer nero. Mi intrigava molto l'idea di un primer nero perché, a parte, volevo appunto dare un'altra chance a un altro primer. Poi in generale il primer nero mi intrigava perché spesso io uso il nero, un ombretto in crema nero come base per dare una maggiore profondità agli ombretti, perché comunque il nero fa sempre risaltare, fa uscire fuori il colore dell'ombretto. E quindi questo è un prodotto che ha due in uno, perché sia un primer che però anche una base colorata, diciamo. E quindi volevo vedere come si comporta. E ha sempre la solita consistenza tipo cera. Vedete? Tipo consistenza cerata. Bello. Non vedo l'ora di provarlo. Poi vediamo che altro ho preso. Allora, sì, poi. Ah, avevo preso due sample
Perché se comprate dal sito, se non sbaglio, si possono prendere al massimo due sample con ogni ordine, a meno che non comprate in pratica i kit di sample, tipo tutti i fondotinta e quelli costano un po' di più. Però se volete proprio semplicemente dei sample di, che ne so, un ombretto, un blush oppure una cipria, eccetera, ne potete prendere al massimo due. Io ho preso Everyday is a Good Day Blush. Volevo provare questo blush che è il colore più chiaro, più tra virgolette normale che ha sul sito, perché gli altri blush non mi erano piaciuti molto e devo dire che è molto carino, è tipo un rosa corallo, è quello che ho addosso. Voglio vedere se si ossida, perché il mio problema con i blush minerali è che dopo un po' si ossidano e diventano tutti arancioni, quindi vediamo se anche questo fa questo effetto. Mi sembra carino, è sempre matte, tutti i suoi blush sono matte e questa era una cosa che non mi piaceva moltissimo, cioè tra tutti gli altri blush non ho trovato una tonalità che mi piacesse così tanto da comprarla full size. Vediamo questo, mi intrigava, vediamo un po'. E poi ho preso Angel Dust Shimmer Bronzer perché avevo sentito che era un bel illuminante, anche questo l'ho messo sopra il blush, ma dubito che si veda qualcosa. Magari faccio uno sguaccino. Bello. È tipo un illuminante molto discreto. È vero, è vero. È vero ciò che si diceva. È molto bello. Quindi anche questo da provare. Poi vediamo. Credo di aver finito. No, che dico? Mi sono dimenticata gli ombretti. Ho preso tre ombretti. Perché ho preso tre ombretti? Perché anche qua c'era lo sconto del 30%, quindi voi considerate che gli ombretti vengono 3 dollari? 3 dollari, quindi col 30% di sconto, praticamente 2 dollari circa. Quindi voi pensate che un ombretto full size io l'ho pagato circa 1,50 euro. E poi dite perché uno compra dagli Stati Uniti i minerali. Grazie, perché qua trucco minerale, se ordinate da un ombretto ve lo fa pagare quant'è? 8 euro. Dagli Stati Uniti 1,50 euro. Ditemi voi poi che qualità. Questi ombretti hanno una qualità, ragazzi, eccezionale. Vabbè, lo sapete, insomma. E ho preso, una senza che so a levare il sifter a tutti, ho preso il French Vanilla perché è bellissimo. Ed è praticamente un illuminante favoloso, tipo crema, sempre brillantinati, è brillantinato, però non di quei brillantini glitter che cadono, si fonde proprio con la pelle, è bellissimo questo colore. Poi ho preso il... Ah, questo era bello, sì, perché era il Deep Mauve Eyeshadow. Ed è questo colore invece un po' più tipo, come lo posso definire? Un rosso violaceo, un rosso vino. Mi piaceva molto, in questo periodo adoro questi colori così. E poi il classico famosissimo Cherry Bomb, perché ancora non l'avevo comprato in dimensione full size. E questo qua invece è più un marrone con dei riflessi rossicci violacei, ha delle iridescenze molto particolari e somiglia al camaleonte di trucco minerale, Minerals Work for You. E quindi ho preso questi tre ombretti proprio per, approfittando dello sconto. E io adoro i suoi ombretti, sono bellissimi. Mi piacciono soprattutto quelli shimmer brillantinati, anche quelli matte, sono super super pigmentati. Vi consiglio di provarli. E quindi ecco qua, tutte queste bellissime cosine per un prezzo veramente. Ah, ci sono anche altre cose, vediamo. Questi sono regali della venditrice, vediamo che mi ha mandato. Allora, mi ha mandato un sample della crema alle fragole Fruit Facial Wash. Non so cosa sia. Credo sia tipo una maschera, ma vedete, ha una specie di cosettini dentro, non so che cosa sia. Me lo leggo bene e poi vi farò sapere. Ah, poi mi hanno mandato un sample di un correttore, mi sembra, sul blu, Parish Concealer. E, ah, il Purple Ice Storm, proprio uno sputacchio proprio questo, di ombretto, ma neanche c'è praticamente nella bustina, si è un po' sprecata, però vabbè. E poi l'applicatore che manda sempre, un sacco di applicatori lei.
Quindi tutto questo io l'ho pagato pochissimo, intorno ai 20 euro per tutto questo ben di Dio. Ho rifornito i miei fondotinta, ho preso il Fixit, tutti questi ombretti. Quindi ragazzi, io vi consiglio questo sito, veramente favoloso. Ci mette un po' a spedire, però vale la pena secondo me aspettare. E vi farò sapere se c'è ancora lo sconto in atto. E se vi interessa una recensione di uno di questi prodotti in particolare, fatemelo sapere. Vi mando un bacio e alla prossima, ciao!